con doppietta Bivi. di bivi, e in quella partita noi fummo in 10.000 ad andare da Bari, in C'ero 10.000. anch'io Io in quel quel giorno. periodo ero nel collegio sindacale della Cassa di Risparmio di Puglia, che era lo sponsor del Bari, e facemmo anche dei pullman particolari e speciali per raggiungere Cesena. Vedi questo disegnino di Pirillini che rappresenta il periodo in cui c'era famoso Quelli della Notte, e questo che era di Questo è Cesena, Ferrini, Ferrini, Ferrini sì, si chiama. questo che era di Cesena. Vedi, il Cesena ha perso, il Bari ha vinto, come dice il ragionamento stesso. Del primo tempo al 45esimo, azione più o meno analoga con una serie di tiri ravvicinati col tiro di Turchetta respinto dal portiere e messo in rete da Domini 2-0, ma nella ripresa il Bari riesce a pareggiare. Al 13esimo il pareggio di Loseto, punizione di Maiellaro non trattenuta, Loseto mette in gol 2-1, e poi al 20esimo sarà Maiellaro a realizzare dopo che Rossi in un primo tempo uscito è riuscito a deviare il pallone. C'è poi un salvataggio sulla linea dopo il colpo di testa di Gerson, ma Maiellaro può segnare il gol del pareggio. Ventola servito da De Ascentis brucia sullo scatto i difensori romagnoli e trafigge Sardini in uscita. Il raddoppio dei pugliesi al 36esimo sulla traversa. La stampa, anche quella locale, aveva quantomeno dire, ha intonato il De Profundis per il Bari, che addirittura rischiava di retrocedere. Ebbene, da questa vittoria per 2-0 dell'aprile 1997, la settimana prima avevamo battuto il Lecce. Lecce, di sabato al San Nicola, Il Bari prese il e il volo, Bari andò in vantaggio, sopra, l'abbiamo visto, il primo gol di Ventola. Sì. E questo è il raddoppio di Olivares a 9 minuti dalla fine. Invece Cesena-Bari 1-1, E eh? questa è un'altra partita disgraziata, perché uno scellerato, come non so come altro definire, buttò un petardo, e io devo dire sinceramente che naturalmente un petardo che ti scoppia vicino fa sempre paura, fa sempre timore, mette sempre qualche brivido. Però l'Indiveri, che era stato anche Del Bari, eh? nel Bari, me lo ricordo, in una partita a Milano addirittura, giocata sul campo a San Siro, e insomma, esagerò nel rimanere a terra, Venne e sostituito, no? naturalmente l'arbitro non potette far altro che dire nel referto, e avemmo un punto di penalizzazione, che è stata l'unica volta, per una questione sul campo, che il Bari è stato penalizzato. Ci fu la penalizzazione di 10 punti, ma per una telefonata che peraltro non fu mai attuata da un punto di vista di illegalità. Questa è la storia di Tagnin, no? Certamente. Tagnin. Uvo ci ha provato una prima volta, si è opposto Turci, nella seconda occasione Turci nulla ha potuto. Turci che nell'azione precedente che avevamo appena visto si era opposto in almeno due occasioni in mischia ai tentativi da parte di Gazzi e di Vantaggiato che era subentrato. Al 23esimo arriva il contropiede del Cesena. Piccoli porta palla fino all'interno dell'area. Tra Pellè e Papavaigo sceglie quest'ultimo che aggira il difensore e di sinistra batte Gillet. Rivediamo il terzo gol del senegalese in questo campionato. Novantesimo minuto in B, ha fatto più volte rivedere il fallo di Turati su Galasso, rigore netto ed E questa indiscutibile, sì. l'abbiamo visto, questa è stata un'altra cosa ignobile, che praticamente quell'anno poi c'era, quello è stato esattamente il 20 ottobre del 2007, c'era ancora Materazzi in panchina.